Quindi autorità religiose, civili, magnifico rettore, commissario straordinario, personale medico e sanitario, gentili ospiti, buongiorno e benvenuti all'inaugurazione dei nuovi locali di degenza dell'unità operativa di nefrologia pediatrica che sono siti qui al terzo piano del padiglione NI, ex locali di genetica e di immunologia pediatrica. L'unità operativa di nefrologia pediatrica con dialisi si occupa della diagnosi e cura delle malattie renali dei bambini e dei ragazzi. E quando si parla di bambini è inevitabile parlare di umanizzazione. I colori e le immagini di questi locali mirano proprio a creare un ambiente che sappia comunicare e consentire ai bambini di meglio affrontare il loro percorso sanitario. La malattia è sempre difficile. E quando ad essere coinvolti sono i bambini, diventa ancora più importante poter creare per i piccoli pazienti delle aree di normalità all'interno dei loro territori. Io invito da subito il direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di nefrologia pediatrica con dialisi, il professor Roberto Chimenz, a prendere la parola. Prego, professore. Grazie. Oggi è una giornata speciale per la nostra unità operativa perché si inaugurano i nuovi locali di degenza della nefrologia pediatrica. La presenza del magnifico rettore, del commissario straordinario, del direttore amministrativo, del direttore sanitario dimostra come l'università e l'azienda siano attenti alla nostra realtà. La nefrologia pediatrica peraltro ha una sua peculiarità che è la dialisi pediatrica e indiscutibilmente è l'unica realtà che noi abbiamo nella Sicilia orientale e in tutta la Calabria. Questo ci porta indiscutibilmente a essere un polo di attrazione e ci porta anche a impegnarci sempre di più in sfide sempre più importanti. Mi sia consentito di ringraziare, si parlava appunto di umanizzazione dei locali, i ragazzi del servizio civile che hanno sicuramente fatto umanizzato i locali, proprio perché, come vedrete, appunto i disegni sono stati fatti da questi splendidi ragazzi, Floriana, Eleonora, Laura, Carmelo e Lorenzo, che hanno reso questi locali con questa location a misura di bambino. Un ringraziamento chiaramente a tutto il personale dell'unità operativa, i medici, Giovanni Conti, Lorena Silipigni, Antonella Lamazza che non è presente per problematiche di Covid, il personale, la coordinatrice, infermieristica Tania, il personale infermieristico, la signora Liliana, Maria, Mirella, Maria Grazia, Nino e Mariella, Santino e Rossella, che sono l'elemento che ci dà forza e ci consente di poter sempre di più lavorare al meglio. Un ringraziamento al professore Romeo, direttore del Dipartimento, che ha fatto sua questa battaglia con la sua tenacia e con la sua signorità portata avanti, mi ha supportato in tutto e per tutto e questo è soltanto il primo passo perché sicuramente abbiamo un impegno con l'azienda, con il commissario, che questo è un percorso itinere perché c'è già un progetto di rendere questa unità operativa sempre più un'unità operativa modello, unificando quella che è i locali di dialisi e i locali di degenza, così da poter ottimizzare quello che è tutto il personale medico e gli infermieristi. Mi sia consentito ringraziare i colleghi della pediatria, il professore Paino, che non è qui con noi, insomma, ha problemi logistici, ma c'è il professor Lombardo che rappresenta la professoressa Messina, che rappresenta a pieno titolo la pediatria, perché ci tengo questo a ringraziarli, perché devo dire abbiamo condiviso per tanti anni i locali di degenza amorevolmente, quindi sicuramente è stato un rapporto fraterno che c'era, c'è e ci sarà e continuerà ad esserci, e quindi il personale tutto della pediatria. Un grazie anche
al Monsignor Di Pietro che ci rende veramente, la sua presenza ci rende veramente felici perché ci fa ricordare, fra l'altro, una cosa importante, perché nell'ambito della sanità chiaramente dobbiamo sempre ricordarci, parliamo di umanizzazione, ma la guida del Signore ci deve guidarci ancora di più, appunto, in quelle che sono le nostre azioni, ancora di più nella sanità. Un grazie a tutto il personale, a tutti i direttori delle DAI materno infantile, la professoressa Gitto, che è una, diciamo, è nostra, ma nella realtà formalmente, diciamo, è di un altro DAI, e tutti i colleghi che sono venuti e che ci hanno, che sono presenti qui, perché chiaramente grazie al loro supporto l'unità operativa è sempre di più cresciuta, ed l'obiettivo è di essere sempre di più importanti e sempre di più un fiore all'occhiello della nostra azienda universitaria. Concludo soltanto una parola: si parla di umanizzazione. Io, per mia natura, mi piace mettermi nei panni del prossimo. Allora, cosa vuole il fruitore della sanità? Alla fine io dico, quando noi passiamo dall'altro lato, noi vogliamo umanità, professionalità, serietà e correttezza. E questa, devo dire, è la mission della nostra unità operativa. I colleghi che lavorano con me, chissà, sa che c'è, cioè, questo io mi spendo a 360 gradi nel mio piccolo per portare avanti questa cosa, perché chiaramente la professionalità senza l'umanità non vuol dire assolutamente nulla. Ringrazio di cuore il professor Roberto Chimens per tutto quello che fa anche all'interno di questo. Importante, che registra la presenza anche di insignite personalità, e invito il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Messina a dare il suo contributo oggi all'inaugurazione di questi nuovi locali. Io non posso che ringraziare Roberto, tutti i colleghi per aver voluto, Carmelo Romeo, con signorilità ma con determinazione, iniziare un percorso che non fosse solo quello legato all'umanizzazione nel reparto, perché a differenza di Don Cesare noi non siamo attrezzati per i miracoli, lui sì, però ogni giorno noi dobbiamo fare il nostro mestiere, ma lo vogliamo fare in luoghi adeguati. E il fatto che direttore Bonaccorsi abbia la sensibilità e l'attenzione dettata dalla sua storia, dalla sua esperienza, dalle sue capacità, perché è l'uomo che ha aperto uno dei più grossi ospedali a Catania, che è San Marco, praticamente da niente, significa che è in grado di ascoltare le esigenze, dandoci quelle regole che ci servivano, perché è vero, e se Giampiero ha detto che ha preso l'impegno che tra breve ci sarà l'unificazione della degenza e di questi luoghi, sono convinto che questo succederà rapidissimamente, con qualche mal di pancia, come è normale che ci sia, ma è giusto che sia così, perché noi andiamo verso un ospedale sempre più moderno, sempre più integrato, che al di là, hai fatto benissimo a fare l'esempio della professoressa Gitto, al di là dell'ubicazione amministrativa in questo e in quel DAI, poi la ricerca scientifica, la didattica e anche l'attività assistenziale, che per noi componente docente dell'azienda policlinico è inscindibile, e poi un'unità trasversale, quel paziente è trasversale. Sono molto contento che oggi di essere qui, anche perché in questi giorni drammatici di una guerra scellerata, di una guerra inaccettabile, una guerra che non ha giustificazioni, come più volte detto in questi giorni, abbiamo cominciato a vedere che anche gli ospedali vengono bombardati. E il numero dei bambini, visto che siamo in un reparto di nefrologia pediatrica, il numero di bambini uccisi per una guerra che non avrebbe mai dovuto avere giustificazioni, perdonatemi se torno sull'argomento, non ha giustificazione. Se noi cominciamo a trovare la giustificazione della violenza, significa che abbiamo perso la barra dritta, che non dobbiamo perdere. Quindi il fatto che nei nostri ospedali si sia combattuta una guerra diversa, che era quella del Covid, che in parte si continua a combattere, e i nostri colleghi in guerra stanno affrontando una guerra realmente complicata, ci dimostra che dobbiamo continuare a cercare con determinazione di dare umanità, di dare assistenza in locali adeguati, e sono certo che l'azienda farà tutto il possibile e di più, come ha già fatto, per ascoltare nel rispetto delle regole, ma per dare una svolta importante al nostro movimento. Ringraziamo il magnifico rettore dell'Università di Messina.